Oggi sarebbe più adatto un caffè freddo perché fa parecchio caldo. Ciao a tutti, allora, oggi avevo deciso di parlarvi di questo quadro che ho dietro perché volevo parlarvi di un dettaglio di questo quadro. Ve lo faccio vedere da vicino perché tanto comunque è una tela, è un olio su tela. Come al solito dietro ci ho messo i miei certificati. Il bordino in questo caso l'ho colorato perché non ha, è un bordino senza le spillette stanno dietro, quindi ho deciso di colorarlo e alle esposizioni lo metto così. Come potete vedere è liscio perché questo l'avevo preparato con la colla di coniglio e gesso di Bologna, quindi come vedete la superficie è liscia. E di questo in particolare vi volevo parlare dell'effetto legno. Di solito questo si può fare tranquillamente col pennello, con la tanta pazienza, uno si mette lì e lo fa. Nel caso in cui... Ciao Maria Luisa, ben trovata a te. Ciao Antonella. E, può capitare che magari dovete fare un lavoro dove c'è presente una parte che dovete fare un effetto legno e che magari avete fretta perché magari una commissione, soprattutto con le commissioni succedono queste cose che uno deve fare il quadro di corsa e invece magari di perdere un po' di tempo in più a fare questa parte di legno, uno potrebbe anche provare delle scorciatoie. E quindi ho deciso di parlarvi di questo proprio per questo motivo, per farvi vedere la scorciatoia dell'effetto legno, che è questa. Qualcuno la conoscerà, qualcuno no. È un aggeggio che si trova, di solito li vendono quelli che vendono le tappezzerie, carta da parati, chi fa il trompe l'oeil lo conoscerà sicuramente, chi fa gli effetti marmo, chi fa gli effetti sicuramente lo conoscerà. E ciao Stefania, Annina, ciao Annina, ciao. E questo aggeggio praticamente me l'ha fatto, quando facevo questo quadro stavo a Danardoni, me l'ha fatto conoscere, mi ha detto, mentre facevo quello, mi ha detto ma perché non provi ad usarlo? E quindi l'ho comprato, è in silicone e vi volevo far vedere come funzionava. Nel caso del quadro che ho dietro, io avevo preparato la base del legno con un'ocra. Poi dipende anche dal tipo di legno che uno deve fare, quindi la parte diciamo più chiara, la venatura, quella dipende, ogni legno ha un suo tono. In questo caso io ho fatto la base tutta ocra, poi ho passato il colore fresco, il marrone fresco su tutta la parte, l'ho coperta e poi ci ho passato questo sopra e è venuta fuori praticamente la parte ocra di sotto. È venuta... Ciao Stefania, ciao Barbara. È venuta fuori quindi la parte di ocra e si è creato così l'effetto legno. Poi sicuramente comunque va lavorato, con questo non è che potete fare l'effetto passate, è fatto e basta. Sicuramente il lavoro lo dovete fare, però come vi dicevo, nel caso in cui ha una scadenza, una commissione e deve velocizzare il lavoro, vi aiuta un po'. Volevo farvi vedere se ci riesco, mi sto squagliando, oggi fa caldo, non so da voi ma penso che ormai in tutta Italia faccia caldo. Ho preso una teletta normale, semplicissima, ci metto un po' di colore, questo per farvi vedere a voi, volevo farvi vedere l'effetto. Volevo far vedere l'effetto sul momento, se ce la faccio, vediamo che cosa scappa fuori. Che poi anche a farlo così con la mano, uno dovrebbe farlo. Ad esempio, io quando l'ho fatto appoggiando la tela su una base perché dai più pressione.
e sicuramente premendo di più l'effetto lo fa meglio. Vediamo che scappa fuori, io ci provo, tanto per farvi vedere. Io adesso ecco, ho la base bianca, fate conto che magari avete fatto una base ocra, una base più grigia. Vediamo questa, fate conto che avete una base sotto, mettete il colore fresco sopra, io in quel caso vi dicevo ho messo il terra di Siena bruciata, quindi col colore fresco e la parte sotto che dovrebbe fare la base asciutta, prendiamo la gigino, vediamo come scappa fuori, oddio non lo so, perché sto a reggio con una mano, con l'altra dovrebbe avere una base... non si vede, non penso che da lì non vedete nulla. No. No, non si vede. Poi capirai con la telecamera, quel poco che vedo io non lo vedete voi. No, lo vedo pochissimo. Non so se riuscite, forse così lo vedete un po'. Forse un po'. Poi effetto venatura. Poi sta a voi evidenziare alcune parti di più, altre di meno. Proviamo a far così, va. Non so se si vede l'effetto. Uno può farlo anche a mano, non è un problema. Però immaginate, se, soprattutto se uno ha grandi superfici, con questo è molto più... Poi andrebbe pulito magari adesso... Se lo rifaccio in piastro, se uno ha una grande superficie vi aiuta parecchio, vi velocizza. Poi andate col pennellino, accentuate le parti scure, le parti chiare, le venature, le spaccature del legno. Vedete sotto qui la spaccatura del legno, la parte più chiara, più scura. Poi comunque ci dovete lavorare sicuramente, però spero che magari chi non lo conosceva questo attrezzo adesso lo conosce. Si vede Annina? Ok. Francesca. Che colori adoperi? Ah, scusami, non l'ho detto perché magari do per scontato che chi mi segue lo sa già. Io uso i colori a olio, però penso che comunque per quanto riguarda oggi questo argomento, questa descrizione di questo attrezzo, non è un problema, puoi anche utilizzarli, fare questo effetto con l'acrilici. L'importante è che il colore quando passi l'attrezzo è fresco e quindi fa uscire fuori quello asciutto sotto. Io uso i Ferrario e My Mary a olio, che già, come dicevo, si vede, sì, mi confermano che si vede, sì. Si vede l'effetto che faceva l'attrezzo. Io dicevo, uso quelli a olio, come ho detto già in un altro video, uso la marca Ferrario perché purtroppo dove sto io è un po' non ci sono negozi attrezzati, riforniti in zona, quindi mi devo spostare a Roma Centro, e mi torna più comodo andare in un paesino qui vicino dove hanno i Ferrario, dove qui vicino sempre hanno i My Mary, però alla fine è per una scelta logistica. E nulla, ok. Ciao a Rita, sei unita anche Rita. Io, allora, l'effetto ve l'ho fatto vedere. Vi ho fatto con l'occasione vedere anche un'altra cosa del fare il bordino colorato. Con l'occasione vi ho fatto vedere anche questo, che per quando fate le mostre o comunque chi fa tanti quadri, è comodo, perché invece di fare 200 cornici per ogni quadro che uno fa, quando uno ne fa tante magari li vende, li dà via, che non li tiene per sé, è un metodo comodo anche per esporre. Se dovete spedirlo per delle mostre fuori paese, fuori città, è più leggero, quindi vi costa anche meno. Insomma, il bordino colorato per tanti motivi ve lo consiglio, per tanti motivi. Ciao Francesca! Ah, quante Francesche ci stanno? Sì, troppo. Sempre lei, sempre lei.
E vabbè, nulla. Io adesso valuterò il prossimo video, vedo un attimino di cosa parleremo. Non so se andremo a parlare già di gessetti. Fino adesso non vi ho mai parlato di gessetti e dei pastelli, gessetti, quindi vediamo, magari col prossimo video può darsi che parleremo di quello. E nulla. Anche se vedo che ci sono un po' di persone collegate, però se non avete domande, io quello che dovevo dirvi vi ho detto. Il caffè l'ho preso, anzi mi è rimasto un goccetto che oggi fa caldo. E nulla. E va bene, io vi saluto. Prima possibile spero di darvi appuntamento per un video di quelli in diretta che faccio su all'angoletto dove dipingo in diretta. È un po' difficile decidere, riuscire a gestire i tempi e decidere di farlo già sapendolo un po' prima, quindi per avvertirvi, quando sarà il momento che riesco a dipingere lo farò. Poi spero che qualcuno riesca a vedere in diretta. Per quanto riguarda questo video settimanale, vi do appuntamento a venerdì prossimo, più o meno penso sempre alla stessa ora, anche se non so se spostare il giorno, perché venerdì adesso incomincia a fare caldo, parecchi vanno fuori, quindi forse rimane più comodo farlo magari di mercoledì, di settimanale, piuttosto che farlo di venerdì, perché il venerdì parecchi se ne vanno, fortuna di loro, e quindi magari non hanno possibilità di seguirlo in diretta. Vediamo, adesso ci penso un attimino se spostare il giorno, altrimenti lasciare il venerdì alle 2 sempre. E c'è Rita che mi scrive: sei d'accordo col bordino? Qualche volta mi segui, grazie. Sì, è vero, il bordino è molto 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 comodo. Io appena posso, soprattutto per le mostre, e appena posso, se devi spedire costa di meno, è più pratico. E tele poi alla fine il bordino, cioè, sono, forse costeranno leggermente di più perché magari ci sarà la differenza economica, però sono più comode e poi sono anche carine, anche non essendo di spessore. Ce ne sono alcune che sono proprio spesse e quelle vabbè sono belle col bordino, però anche non avendo un grande spessore sono anche carini i quadri attaccati col bordino. Soprattutto nero, di solito nero, secondo me il nero, qualsiasi colore poi sia il tono del quadro, nero è più elegante, più apprezzabile. Poi c'è Nadia, ciao Nadia, ti piace il quadro? Sì, grazie. Ah, ti piace anche a te, Rita. Questo è un po' di tempo, l'avevo fatto per un concorso di scarpe, era un concorso qua a tema erano le scarpe delle donne, e quindi avevo fatto con queste scarpe, con l'effetto, i piedi ancora, erano i primi figurativi che facevo, quindi ancora i piedi, vedete come non è che siano proprio precisi, l'incarnato pure un po', non è che sia, ci ho buttato un po' d'arancione, però era un po' ancora i primi incarnati, poi piano piano uno trova la sua strada. Io ancora non l'ho trovata, però spero di trovarla presto. Grazie Rita. Nulla, allora se non avete domande io vi do appuntamento alla prossima settimana. Se volete seguire i video, anche quelli girati precedentemente a questo, potete vedere nell'angolo delle foto, ci sono tutti i video girati, oppure andare sul canale YouTube Olimpia Siciliana Arteminta e lì vedere quelli che stanno qui su Facebook e anche altri che Facebook non mi permette, per via del copyright, non mi permette di caricare. Quindi ci sono anche presentazioni fatte col computer di tutti i quadri che ho fatto, lavori pure vecchi, ci sono video di mostre, di eventi passati, quindi per passare un po' di tempo, sbirciare, curiosare. A che ora la prossima settimana dici? Guarda, quello settimanale come questo. Sì, la prossima settimana penso sempre verso le 2, che dici? Va bene. Sempre verso le 2, ho pensato, perché più o meno all'ora di pausa chi lavora, chi gira per casa, poi con sto callo la gente rimane a casa.
Stavo sempre verso le 2. Grazie Stefania. Ok, verso le 2. Dai, poi comunque metterò il post, se riesco a dirlo un po' prima, ve lo ricordo prima. Poi credo che Facebook mandi... Sono un po' raffreddata. Ho preso freddo questi giorni. Credo che Facebook mandi un messaggio a chi mi segue, a tutti i contatti che sono in linea. Quindi ho visto che a me mi arrivano da parte di alcuni miei contatti mi arrivano delle notifiche che sono in diretta, quindi penso che vi arriva. Però più o meno è venerdì prossimo alle 2. Dai, lasciamo venerdì, su. Vediamo, poi quando vediamo che siamo quattro gatti, allora magari cambio giorno, fino a che c'è qualcuno che vede i video, lasciamo il venerdì. Poi quando se ne vanno tutti al mare, io sto sempre qua, non mi sposto, quindi quando andranno tutti al mare magari spostiamo il giorno, un giorno un po' più pratico, ok? Va bene, allora vi saluto di nuovo, ok Rita, ok. E vi saluto di nuovo, fateli pure voi i video se potete farli, così pure io vedo i vostri e è un modo anche per conoscersi meglio. E tu sei a casa, e niente, e vi saluto, ciao, ciao Rita, ciao a tutti e ci vediamo la prossima settimana, ok? Mi stai a Stefania dice mi sta seguendo da Marina di Camerota. Ti invidio, in questo momento ti sto invidiando più che altro perché almeno c'hai il paesaggio, poi vabbè ognuno purello quello che vive nel paese, nella città, pure a me mi invidiano perché sto vicino Roma, uno dovrebbe apprezzare di più per quello che ha, però purtroppo l'umano è così. Se sto a Roma vorrei stare a Milano, se chi sta a Milano vorrebbe stare a Genova, dovremmo apprezzarlo di più sta cosa, però e va bene. Da Torino, Rita invece da Torino, vedi, oddio, a sto momento preferirei andare più al mare che a Torino, poi a Torino penso che a questo momento si muora dal caldo, quindi un salutone pure a Giorgia che mi saluta e mi fa gli auguri di un buon weekend pure a voi, speriamo che non sia troppo caldo e speriamo che si stia un po' d'arietta fresca. Noi stiamo bene, Nina dice sì, stiamo bene a Monterotondo, sì, non ci lamentiamo. Se uno riesce, ecco, dovrebbe, quello che dicevo, uno dovrebbe apprezzare più di più quello dove sta, quello che ha. Noi siamo a Roma, alla fine siamo a Monterotondo, Roma, siamo fortunate perché comunque anche queste sono zone bellissime che uno comunque standoci da sempre ogni tanto vorrebbe pure cambiare un po' d'aria. E oggi fa caldo, sì, 30 gradi, ma pesa pure di più. Qui anche di più, credo. Fa più caldo. Va bene. E mi sono dilungata pure troppo, quei saluti. Sono stata, praticamente il video dura 10 minuti e un quarto d'ora dei saluti. E quindi vi risaluto, ci vediamo alla prossima, non vi stancate, non vi accaldate e vediamo, vi saluto anche perché mi sta lasciando la batteria, quindi un bacione. Chi dice Rita domenica va a Calosso, ad Asti, vicino ad Asti, non lo conosco. Poi dopo vado a curiosare com'è Calosso. Un bacione, ciao! Ciao ciao! Aspetta, prima devo chiudere la batteria.